Le video notizie di distribuzione moderna. Lo scorso 7 luglio ha riaperto al pubblico il food park bolognese FICO, che si estende su una superficie di circa 15 ettari ed è suddiviso in 7 aree tematiche dedicate alle eccellenze italiane. Il parco contiene 13 ristoranti, 13 punti street food e 13 fabbriche multimediali, ma prosegue il piano di ampliamento che vede l'introduzione di nuove attrazioni. Siamo andati a vedere come il nuovo layout funziona a regime. FICO è stato naturalmente arricchito di colore, come avrà notato facendo una passeggiata, perché sono state introdotte delle nuove giostre, dei nuovi divertimenti per bambini, ma non solo, che rendono, diciamo, la parte didattica, che comunque rimane sempre fondamentale, rendono più divertente l'apprendimento per bambini e per adulti. Sono stati introdotti ad esempio dei video in ognuna delle fabbriche dove si produce cibo, dei video che sono diciamo molto esplicativi di quello che avviene all'interno delle fabbriche, ma le cose vengono spiegate in modo, diciamo, più diretto e più divertente anche per un pubblico magari di età più fresca, più giovane, che comunque deve avvicinarsi naturalmente a quello che è il cibo, il buon mangiare, e per capire quali sono le tradizioni italiane e quindi per tramandarle. Sono rimasti naturalmente i padiglioni multimediali interattivi, che sono alla base, diciamo, anche qui della nostra esperienza didattica, quelli sono sia per adulti che per bambini, e poi è stato arricchito FICO di tantissime rotonde, avrà notato le rotonde, la rotonda del parmigiano reggiano, la rotonda dell'olio, la rotonda del vino, sono 6 rotonde, gioca, ruota e gioca, sono praticamente tematiche esplicative della zona in cui si trovano. Infatti il parco è diviso in zone, abbiamo la prima zona colorata di rosso, anche qui i colori hanno la loro funzione e la loro importanza, abbiamo la zona gialla dove abbiamo tutti i cereali, il riso, la pasta, il vino eccetera, e così via fino alla zona dei dolci, che è l'ultima rotonda, dove c'è proprio una giostra sulla quale si può cavalcare il cannolo, si può fare un giro sulla fetta di panettone e così via. Quindi imparare a conoscere la nostra tradizione in modo divertente, per grandi e per bambini. C'è un accordo con Focus collegato proprio alle giostre e ai padiglioni multimediali che citavo prima, e quindi questa rivista scientifica molto importante, ogni mese vengono pubblicate delle informazioni collegate a ciò che si trova all'interno delle nostre giostre multimediali. Gli animali sono all'esterno, ma sono nella zona dell'entrata principale di FICO, gli animali di grossa taglia, perché quelli piccoli sono invece all'interno del parco, come il lago, lo stagno con le anatre, le galline, i conigli, le tartarughe sono all'interno. Gli animali di grossa taglia li abbiamo messi proprio a dare il benvenuto all'ospite che entra e che si intrattiene divertendosi, e quindi è un benvenuto che già mette allegria prima ancora di entrare nel parco.